Sicuramente stando sempre di seguire, poi alla fine non puoi più sbagliare niente, perché poi ti ricordi dell'ultimo atto, però il problema è stato prima che gli abbiamo concesso delle cose troppo facili, poi un po' di orgoglio per recuperare è andata, però poi certe volte ti va bene, ma però normalmente quando poi concedi troppe cose facili alla fine del parco. Perciò chi vince ha sempre ragione, sono stati bravi loro. Sono state delle partite un po' diverse rispetto a quelle di Cremona, in cui abbiamo dovuto cercare di recuperare due volte il break. Siamo arrivati, mi sembra la prima volta, a 4 punti, poi ci hanno fatto un altro break, allora quel momento lì è stato un po' difficile, però se non altro un po' di orgoglio. Adesso cerchiamo di recuperare le energie di quello che possiamo e vediamo tra 2 giorni. Prego. Ci sono domande? Coach, dopo circa 2 minuti all'inizio del primo quarto, Matianca ha speso subito il suo primo fallo. Volevo chiederle quanto è stato importante questo aspetto dal punto di vista emotivo e tattico nei primi 10 minuti in cui si è verificato il solco, dove poi avete dovuto sempre inseguire. Cioè, voglio capire, Matianca ha fatto un fallo dopo 2 minuti? Sì, volevo chiederle quanto sia l'impatto emotivo e tattico della partita nel corso del primo quarto, anche perché il punteggio nei primi 10 minuti si è concluso sul 28-16. Sì, ma penso che... Capisco che si è fatto due falli in 2 minuti, due falli li ha fatti Hardage e poi l'abbiamo cambiato, ma penso che non sia stato determinante il primo fallo di Martin dopo 2 minuti. Non lo vedo. Volevo chiedere una cosa, se si è fatto un'idea sul canestro o non canestro di Ricci, sul fatto che l'arbitro abbia cambiato idea e cosa prevede il regolamento in questo caso? Ma guarda, ci sono 3 arbitri, c'è l'instant replay, cioè voglio dire... Ma è previsto, scusi, una mia... No, però... Non è previsto l'instant replay su queste cose, non mi risulta. Cioè il problema è che col contatto si può fare canestro, loro dicono che la palla era già dentro, però io ero di qua, ci sono 3 arbitri, ho visto all'instant replay più spero che sia più limpido di così, cioè voglio dire, il video non è difficile. È stato che uno ha toccato la retina prima che lì si toccasse la palla, quindi teoricamente hanno convalidato. No. L'arbitro ha detto che la palla era già dentro e lui l'ha toccata e l'ha schiaffata per andare dentro, non ha parlato di retina, almeno questo è quello che mi hanno detto i miei cosi, perciò voglio dire, tanto questa sera ce lo vediamo. Tanto non si torna indietro, cioè voglio dire, vediamo quello che è tutto. Una cosa, nell'ultimo quarto voi avete tirato 20 tiri, 14 da 3 e 6 tiri da 2. Questo è fatto solo perché bisognava recuperare i 13 punti, ma anche un po' di stanchezza che non si riusciva più, grazie alla difesa o no, per il fatto che non riuscivate più a fare penetrazioni, solo tiri da 3. Beh, se il primo tempo non abbiamo mai fatto canestro, anche tirando da 3, leggermente alla fine abbiamo trovato sicuramente dei canestri anche difficili, però voglio dire, dovevamo recuperare su questo e poi quando abbiamo avuto questa energia da fare, non è il problema della penetrazione, il problema è che abbiamo preso quello che ci davano. Poi siamo stati bravi anche a fare dei canestri molto difficili con Crawford e con Ricci, però è così, non penso che sia dato da questo. Non è che noi nel primo tempo siamo andati molte volte al ferro, nel primo tempo abbiamo sbagliato molti tiri anche aperti da 3 punti. Prego. Coach, volevo chiedere una cosa, a Cremona avete tenuto Trieste a 85, oggi Trieste ne ha fatti 91, allora quel discorso che mi faceva all'inizio sul concedere troppi canestri facili, può esserci la chiave forse per preparare gara 4, per riuscire ad abbassare un attimino? No, ma noi lo volevamo fare già anche adesso, il problema è che non siamo stati capaci di farlo, abbiamo concesso delle cose a Dragic, che è bravo di suo e tutto, però nel momento che un giocatore così inizia a fare 1 o 2 canestri, noi lì non siamo stati capaci di fargli fare qualche altra cosa. Abbiamo continuato a far stare
far tirare una giornata e c'è pure il problema che non siamo riusciti a togliergli quello che lui stava facendo bene. Una domanda, ti aspettavi questa la partenza che ha avuto la squadra, è mancato un po' di energia, forse un po' di appagamento dopo le prime due partite, perché poi si è vista la solita manolina da seconda parte. Sì ragazzi, ma togliamoci dalla testa una cosa, cioè voglio dire, il discorso di questa è che Trieste, noi a casa, con cosa? Con Trieste abbiamo fatto fatica, e adesso abbiamo giocato in casa con Trieste e abbiamo fatto fatica perché Trieste è una buona squadra. Se li lasci giocare come hanno fatto loro, arrivano, fanno canestro e tutto. Se non riesci a farli, se gli regali troppe cose, poi vengono fuori le qualità. Cioè, ma Trieste non è mica l'ultima arrivata, cioè, sembra che qua stiamo parlando. Trieste, ragazzi, è una signora squadra. Perciò voglio dire, abbiamo fatto quello che ho potuto, certe volte ci riusciamo di più, certe volte ci sono anche gli avversari, ragazzi. Non è che abbiamo giocato contro una squadra di bassa Lega 2 e gli abbiamo concesso questo. Questa è una squadra che ogni tanto ha fatto delle partite, noi le abbiamo provate sulla nostra pelle quando abbiamo giocato qua, di alto livello. Cioè, voglio dire, dobbiamo avere un'intensità di cosa, concedergli meno di quello che abbiamo concesso. Non siamo una squadra, stiamo a raccontare l'approccio o non l'approccio. Altre domande? A posto così? Grazie coach.